il discorso nei termini in cui Alex Zanotelli lo ha posto, ricollegandomi alla cosa più attuale di questi giorni, perché il test nucleare, sia poi nucleare, non sia nucleare, che natura abbia, non importa molto, della Corea ci ha riportato drammaticamente all'attenzione questo problema, però dobbiamo saperlo leggere, dobbiamo capire che cosa significa e quali sono le risposte sbagliate che ci portano, ci avvicinano a quel baratro a cui accennavano sia Giancarlo Codrignani che Alex Zanotelli, e quali strade invece ci possono allontanare. Siamo qui per questo, fra l'altro, per portare avanti una campagna che allontani il baratro e che ci liberi da questa ipoteca. Il senso del test coreano mi sembra che sia stato riportato nei termini più esatti da quanto ha scritto, era riportato sul manifesto, il quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto: il problema del test nucleare coreano è che chi ha l'arma nucleare non può essere attaccato. Io credo che questo sia veramente il senso del test e di quello che la Corea sta facendo. Adesso qui non voglio richiamare il comportamento degli Stati Uniti, che avevano delle promesse, dei negoziati, poi li hanno sospesi. Voglio, anche per limiti di tempo, scavalcare questo problema. Ma un paese come la Corea, che cosa se ne fa dell'arma nucleare? Prendiamo il caso anche dell'Iran, di cui si parla tanto, che è anche dubbio che voglia farsi le armi nucleari. Comunque, se anche volesse farsele, non ci metterebbe parecchi anni, no? E infatti il quotidiano israeliano diceva: per questo dobbiamo impedire all'Iran di andare avanti per quella strada, perché se arrivasse a farsele poi non lo possiamo più attaccare. E qui ci si ricollega a un punto che Alex aveva risollevato e che riprenderò. Ma se anche l'Iran domani avesse 10 testate nucleari, io non voglio giustificare questo, non voglio essere frainteso, voglio fare un ragionamento però su qual è il senso, che cosa se ne farebbe? Potrebbe attaccare i paesi vicini? La Corea potrebbe usare, mettiamone abbia 6, come a volte si dice, i paesi vicini? Beh, questo vorrebbe dire la garanzia di essere cancellati immediatamente dalla carta geografica. Quindi non hanno uno scopo offensivo queste armi. Per questo dicevo, gli israeliani l'hanno capito bene: un paese che ha l'arma nucleare non può essere attaccato. Ma non è che se ne faccia molto. Se l'Iran un domani avesse 10 testate nucleari e radesse al suolo Israele, per esempio, è tutto molto ipotetico, ripeto, non è per giustificare. Israele ha 5 sommergibili modernissimi, con capacità nucleare, quindi indistruttibili, e con quelli può scatenare una ritorsione che distrugge, rade al suolo completamente l'Iran, lo riporta all'età della pietra. Allora, qual è il problema? Il problema è che ci sono le tentazioni di munirsi dell'arma nucleare, appunto per, non è, per in qualche modo opporsi ai soprusi dei più arroganti, in primo luogo gli Stati Uniti, e questo perché l'arma nucleare esiste, perché il disarmo nucleare non è stato attuato e perché oggi la proliferazione nucleare, in realtà dietro i paraventi della Corea e dell'Iran, che non sono per questo una minaccia, lo ripeto, non voglio giustificarli con questo, ma non li vedo come sinceramente come una vera minaccia, gli Stati Uniti alimentano la proliferazione nucleare propria e di altri, perché purtroppo ci sono paesi come il Giappone, come il Brasile, come la Germania, ma ce ne sono tanti, che hanno i materiali, le conoscenze tecniche, le strutture per costruire le bombe dall'oggi al domani, ma non una o due, decine di bombe, nel momento in cui lo vogliono. Questo gli Stati Uniti non lo denunciano, anzi vedrebbero di buon occhio il fatto che che il Giappone sviluppasse armi nucleari, in funzione anticinese naturalmente. Ecco. Allora, il rischio vero viene da questo, dal fatto che le armi nucleari non sono state eliminate, il disarmo nucleare che era imposto dal Trattato di non proliferazione 36 anni fa non è stato attuato, gli stati nucleari in particolare fanno di tutto per perfezionare le loro armi e teorizzano già la legittimità, l'uso anche a scopo preventivo. A scopo preventivo
il primo soggetto a subirle potrebbe essere proprio l'Iran, ma non tanto perché ha i programmi nucleari, perché è la regione geostrategica del mondo che detiene la maggior parte delle riserve mondiali, è la guerra per le risorse dall'acqua su cui insiste molto Alex, che è stato uno dei motivi grossi anche dell'attacco di Israele al Libano, al petrolio e tutte le risorse si stanno esaurendo e quindi il dominio delle aree strategiche è fondamentale per quel dominio e per impedire che ci arrivi la Cina prima, semmai, e si può usare anche l'arma nucleare. Questo è il meccanismo di fondo. Quindi le cose che ci sembrano più eclatanti non sono altro che un riflesso deformato in realtà di quello che è la causa principale. Per questo io credo che di interpretare proprio, ha detto Alex insomma, si sta impegnando anima e corpo in questa direzione perché sa che non c'è altra strada al disarmo nucleare. Ecco, allora che cosa dobbiamo fare? Questo è il breve quadro che volevo fare per mettere, diciamo, secondo me coi piedi per terra il problema. Ecco, il primo problema che dobbiamo affrontare è quello che la gente, i popoli conoscono questo problema, perché purtroppo l'opinione pubblica è stata portata dopo il crollo dell'Unione Sovietica a pensare che le armi nucleari non sono più un problema e anzi sarebbero eliminate rapidamente se non ci fossero queste teste calde come la Corea o l'Iran, e questa illusione gli è stata lasciata e continua a essere alimentata distorcendo anche questi ultimi fatti. Quindi la gente deve sapere, noi dobbiamo fare di tutto, per questo io credo che una campagna per il disarmo nucleare abbia un senso se noi riusciamo proprio a sviluppare delle attività, delle azioni, a fare conoscere le cose alla gente, a informarla, a far capire alla gente che non conosce un problema vitale per il proprio futuro, che siamo sull'orlo di un baratro che potrebbe appunto potremmo arrivarci da un momento all'altro. Credo che per questa campagna occorra un salto di qualità. Se in 61 anni le armi nucleari non sono state eliminate, malgrado tanti sforzi, sono stati scienziati, l'appello di Bertrand Russell e di Albert Einstein, nel 96 è stato il premio Nobel per la pace a Rotblat e al Pugos che si batte per il disarmo nucleare. Quindi se malgrado tutti questi sforzi, anche quelli che anche oggi abbiamo sentito, le armi nucleari non sono state eliminate, ma sono un pericolo più grave che nel passato, vuol dire che noi dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo veramente porci il problema che la gente sappia, che la gente conosca, che la gente si mobiliti. Ora qui c'è un punto importante, noi non possiamo solo allarmare la gente, dire qui c'è il rischio, siamo sull'orlo del bar, perché se la gente a quel punto va in campagna, perché vabbè, gli ultimi giorni li passo bene invece di impegnarmi, visto che non ci si riesce. Dobbiamo trasmettere alla gente, alle popolazioni, la consapevolezza che oggi più che mai abbiamo l'opportunità di eliminare questo pericolo enorme, perché io insisto da tempo nel dire che il disarmo nucleare è quello che ha le condizioni più concrete, più positive per essere attuato. Fra tutti i sistemi d'arma, le armi nucleari hanno una legislazione internazionale che da 36 anni appunto impone l'eliminazione, quindi si tratta solo di applicare delle cose che ci sono. Non è la stessa cosa, come ricordava anche Lidia Menapace, per le armi chimiche, per le armi biologiche, è molto più confusa la questione. Quindi noi dobbiamo insistere, dobbiamo chiedere che il diritto internazionale valga, che venga applicato. Esistono gli organismi, le tecniche per controllare il disarmo, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, guardate che si è resa conto che non ci starà dietro alle verifiche se le cose continuano in questo modo, che l'unica strada è il disarmo. E il Baradei, che ha preso il premio Nobel l'anno scorso, va parlando a tutti, compresa la condoleezza Rice, della necessità del disarmo nucleare, perché sa che non contano le verifiche a questo punto. Occorre disarmare, solo un disarmo nucleare totale e controllato è quello che ci può portare al di fuori di questi problemi. Ecco allora che il valore di questa iniziativa di oggi, come di tante altre che io spero che si moltiplichino e coinvolgano sempre più persone, è proprio quello di coagulare una consapevolezza generale, non solo del rischio, ma anche del fatto che tutti insieme possiamo e dobbiamo, perché il rischio nucleare, le armi nucleari sono quel tipo di armi che vanno fermate prima, perché una volta che vengono usate siamo finiti, non c'è più rimedio.
è prima che vanno fermati, quindi adesso ci vuole immediatamente la mobilitazione. Ecco perché io credo che possa essere molto forte questo messaggio, avere proprio la capacità di mobilitare invece che di paralizzare per il terrore. Quindi io riprenderei, per concludere, lo slogan su cui i movimenti antinucleari si erano sviluppati negli anni 70-80: meglio attivi oggi che radioattivi domani. Grazie.